Salve a tutti! Oggi la protagonista assoluta, assoluta della ricetta è la nostra amica Beppa. Chi è Beppa? Beppa, Beppa, eccola! E lei è Beppa, la zucca, la nostra bella zucca. Siamo in autunno, tempo di zucca, facciamo dei bei cannelloni con la zucca. Subito con gli ingredienti e preparazione, al volo, via! 400 grammi di zucca circa, 150 grammi di scamorza affumicata. 100 grammi di speck, oh yeah. Una cipolla, un rametto di rosmarino, poi parmigiano reggiano quanto basta, poi gli ingredienti per la besciamella, che oggi insomma devo fare anche la besciamella, così vedete anche questa come la faccio. Eccoli qua, 50 grammi di burro, 50 grammi di farina 00, poi abbiamo l'immancabile sale fino, pepe a discrezione. E lui, l'extra non terrestre, ma extra vergine di oliva, l'olio. E poi, come cosa i cannelloni, come li facciamo? Ragazzi, ragazzi, che c'è la pasta per i cannelloni? Ecco, sei belle sfoglie perché faremo sei cannelloni. E poi non siete stati attenti, lei signora non è stata attenta. Perché cosa, che ingrediente non ho detto per la besciamella? L'acqua, signora mia, ma signora mia. Il latte, mezzo litro di latte, eccolo qua. Partiamo con la preparazione. Ecco, la zucca l'ho tagliata a metà, adesso la priverò dei semi, la priverò della buccia. Questa però è una zucca che per certe preparazioni si può fare anche con la buccia, è molto buona, però siccome dobbiamo fare questo piatto, i cannelloni dovremo un po' ridurla a crema. Allora la buccia la leviamo, procedo. Per prima cosa preparo la cipolla, però per non piangere vado a bagnare la lama del coltello. Chiedo venia, a un minuto, anzi di meno. 20 secondi, scusate, ciao. Lama bagnata, andiamo a pelare la nostra cipolla. Pelare, come me che sono pelato, c'è più rispetto. La farò a fettine fine, fine, fine. Sì, ecco, il cerotto. Ma qui non ci tagliamo, bisogna stare un attimo d'attenzione, chiaramente. Dito un po' perpendicolare, il dito lungo indietro, insomma. Beh, e in caso dopo, se ci tagliamo, servono i cerotti, però un po' di attenzione. Già mia moglie mi ha preso proprio per un dilettante, grazie, grazie. C'è più rispetto, non c'è più rispetto. Faccio fettine fine, fine, fine. Trasferisco la cipolla in una padella antiaderente. E ce la siamo levata. Intanto, già che ci siamo, ci aggiungiamo qualche aghetto di rosmarino che darà un sapore fantastico perché la zucca vuole rosmarino. La ricetta è spiegata benissimo. Sì, se scherza, se ride, ma poi se magna pure, E quando si magna? è quando è pronto. No? Ma ho iniziato adesso, ma stiamoci un attimino, Taglio lo speck a cubetti. Prima di partire con la preparazione vera e propria, io mi preparo tutti gli ingredienti pronti, così non dovrò perdere tempo dopo. Ultima ondata, non è che c'è mare mosso, siamo al mare oggi, siamo in cucina a casa. Lo trasferiamo dove era prima, è ritornato nel suo elemento naturale, il contenitore. Stessa sorte tocca alla scamorza, tagliation! Anche questa la facciamo a cubetti, anche un po' più fini, così si scioglierà magari un po' meglio. Ombre! La trasferiamo nel piatto insieme allo speck, dividendo bene perché lo speck subirà un altro trattamento. Ecco qua, speck e scamorza pronte, pronte. Magari se avete qualcuno che deve far fare così è un grande aiuto. Io no. Intanto un filo d'olio. E la preparo sulle fiamme, però ancora non accendiamo. Perché? Perché devo fare la zucca. Io la faccio a cubetti abbastanza piccoli, perché? Perché si insaporisce meglio e dopo la dovremo sminuzzare o con una forchetta o con un frullatore ad immersione. Io in questo caso, facendo i cannelloni, preferisco il frullatore ad immersione. Però voi volete farlo con la forchetta? Fatelo con la forchetta, uguale. Fatelo con le mani. Eh no, con le mani, no, come le sminuzzi con le mani, ma oh raga, non state a sentire mia moglie, solo riprese. Chiaramente la zucca l'ho pesata perché dobbiamo tenere circa 400 grammi. È proprio preciso, se sono 4,20 o 4,30 non muore nessuno, no? Oggi ho utilizzato una zucca a Hokkaido, voi potete utilizzare la zucca che preferite, bastano che non utilizzate quella a spaghetti, no? Spaghetti, tipo di zucca,
più o meno facciamo tutti i quadratini, insomma, adesso il più possibile, omogenei, ma faccio come i cani con la lingua di fuori, ho tagliato tutta la zucca a cubetti, più o meno uguali, non perfetti, perché insomma, non sono una macchina, che tutti i cubetti perfetti, insomma, un attimo. Passiamo ai fornelli, subito scaldiamo il filo d'olio con la cipolla e il rosmarino che avete visto prima. Fuoco dolcissimo, perché dobbiamo rendere la cipolla trasparente. Vedete, accanto alla padella c'è un pentolino. Che cosa c'è in quel pentolino? C'è un brodino. Ho preparato un brodo vegetale. Non vi pensate che ho fatto io il brodo vegetale? Ho preso un dado. Ragazzi, questa è una cucina normale, insomma, come ci abbiamo tutti, che c'è fretta e tutto. Ho preso un dado e ho fatto bollire dell'acqua, poi ci ho messo il dado e ci abbiamo un brodo vegetale, insomma, una roba che ci serve per ammorbidire la zucca. Però se avete occasione voi di fare il brodo digitale, insomma, sì, digitale. Ciao, qui con tutto digitale. Il brodo vegetale è meglio, però ecco, contentiamoci anche del dado ogni tanto, quando c'è un po' di fretta. Però c'è un po' di differenza tra la cucina nostra e la cucina normale. Nel senso? Che qui si mangia bene. Ah beh, sicuramente, si ride e si scherza, però le ricette, come avete visto, si fanno, dico delle stupidaggini, ci divertiamo, insomma, perché deve essere un divertimento la cucina, divertiamoci un po' insieme. Cos'è tutte queste cose serie? Mettiamo qui, facciamo qui, mettiamo 20, mettiamo 20, 10 qui, insomma, un po', dai, un po' di verve, via, Già comincia a venire su l'odore del rosmarino, impressionante, già così è inebriante. Che invadenza mia moglie per riprendere bene, per farmi vedere tutto, mi sposta passettini, tra un po' vado fuori di casa, mi ci vuole un mestolo come le canne da pesca, telescopico, che lavoro da fuori di casa, un po' di rispetto. Vedete, la cipolla sta cominciando a diventare morbida, deve diventare quasi trasparente, dopo insomma io l'ho tagliata fina, speriamo insomma, di riuscirci bene. Ovviamente ci vuole qualche minuto, perché essendo a fuoco basso, dobbiamo aspettare un pochino. Ecco, vedete, già comincia a diventare trasparente. Mescolate sempre come faccio io, perché non bisogna bruciarla. Vedete, piano piano anche qualche pezzettino comincia a venire dorato. E qui significa che ci siamo, dobbiamo intervenire con la zucca. Intervenire in che senso? Bisogna che la buttiamo in padella, no? Sennò bruciamo tutto. Dai. È il momento di buttare la zucca. Fase molto importante quando si prepara la zucca, bisogna fare la tostatura della zucca. Alziamo un po' la fiamma, no, la fiamma dell'inferno, insomma, un po' di più. Per mescolarla meglio, non per fare scena, io do sempre una spadellatina. La scena la faccio con le stupidaggini che sparo. Tostiamo la zucca. Quando ci accorgeremo che sarà tostata? Quando assumerà un colore più arancione, più marcato. Qui ci vorranno una ventina di minuti, perché io la zucca non la copro quando avrò messo il brodo. Farò evaporare il brodo mano a mano e lo aggiungerò. Secondo me, in questo modo, la zucca assume molto più sapore, molto più saporita. Ho fatto delle prove e questo è il modo nel quale mi trovo meglio. Dopo voi ovviamente fate come vi pare, perché in cucina, mi raccomando, fate come meglio credete. Questi sono solo dei consigli, ognuno la testa gli porta, a me porta così, a voi porta grazie. La tostatura richiederà dai 2 ai 4 minuti. Non so se si vede bene dalle riprese, ma la zucca già comincia ad assumere un colore arancione più marcato. Mescolo molto spesso io per non farla bruciare, perché ho alzato un pochino la fiamma. L'olio ne ho messo poco. Dopo ci sarà anche la besciamella, insomma, non ci deve rimanere nello stomaco, che è lì, oh, mamma mia, non digerisco, non dormo. Mi rigiro nel letto milioni di volte, prendo una cedrata, prendo un ramazzotti, insomma. La zucca è tostata, abbasso leggermente la fiamma e iniziamo a versare un mestolo di brodo. Mescolo, facciamo prendere bene quella piccola parte di brodo che ho versato e poi aggiungiamo altro brodo a coprire. Ecco, apriamo, buon signore, 1, 2 mestoli per il momento.
un'altra mescolata e adesso lasciamo bollire. Però nel frattempo non stiamo con le mani in mano, prepariamo lo speck. Aspettiamo che lo speck inizi a friggere, poi gli diamo una giratina. Insomma, non lasciamolo bruciare, è importante. Lo speck qui sta rilasciando un odore da urlo. Tarzan, uguale, eccoci. Di tanto in tanto mescolo per non farlo bruciare. Vedete, si sta già ammorbidendo, perché dobbiamo rendere anche un po' morbido. Lo speck è pronto, gli ho dato una bella tostatina. Adesso lo copriamo e lo mettiamo da parte. Ci sono voluti 3-4 minuti circa. Nel frattempo controlliamo come va la zucca. Ancora è dura, quindi aggiungiamo ancora brodo e lasciamo bollire. Non stiamo con le mani in mano, intanto inizio a preparare la besciamella. In una padella alta di acciaio o di alluminio, vuota, accendo sotto al fuoco. Direte: Gianluca è matto. No, non è vero, perché vedrete perché. Perché per fare la besciamella bisogna fare così. Accendiamo e scaldiamo la nostra pentola a fuoco, non lo mettiamo tanto alto, dobbiamo solo scaldarla. Un ingrediente che non avevo detto prima, che ci sta bene, la noce moscata, che potete mettere nella besciamella in questo caso, oppure nel composto che stiamo facendo con la zucca. Io non la metto nella besciamella, perché la metto nella zucca. No, è troppo forte. Pentola scaldata, gli abbiamo dato una scaldatina. Metto il burro. Vedete come frigge? Lasciamo sciogliere il burro. Mescoliamo sempre. Vedete, sto facendo tutto fuori dal fuoco, non è che c'è il fuoco sotto al tavolo, a me. Ma perché si fa fuori dal fuoco? Per non far fare i grumi, perché molte volte la besciamella, mamma mia, piena di grumi. Con questo metodo non vi verrà un grumo, vi verrà una vellutata. A posto, burro sciolto, aggiungiamo un pizzico di sale, continuo a mescolare e vado con la farina. Ve la mettiamo tutta. Questo è un fondo di base che viene preparato anche per altre preparazioni, non solo per la besciamella, ma per una crema pasticcera, altre cose. In gergo i grandi chef lo chiamano il roux, quindi è il composto di base. Abbiamo fatto il nostro roux, la farina si è amalgamata perfettamente, adesso versiamo il latte sempre fuori dal fuoco, mescoliamo e facciamo amalgamare bene il tutto. Non sta facendo un grumo. Adesso è il momento di passare sul fuoco a fiamma medio-bassa. Questa è la fase più importante. Non dobbiamo mai lasciare la besciamella da sola. Qui si mescola sempre. Non andate a fare altre faccende, non andate a prendere un goccetto, girate sempre. Nel frattempo la zucca si sta cuocendo, il brodo si sta evaporando. Ovviamente se non avete tempo potete comprare una besciamella già fatta, però ecco, la nostra besciamella si sta addensando, anzi è addensata, ho mescolato sempre, guardate che roba, non c'è un grumo, guardate che roba, guardate, fantastica. Trasferiamola in una terrina, ci siamo, la zucca si è ammorbidita, è ridotta quasi in poltiglia, adesso è il momento di salare, pepare, a seconda del vostro gradimento di piccantezza, un pizzico di noce moscata, diciamo un mezzo cucchiaino, abbassiamo un po', e adesso passiamo ad agire con il frullatore ad immersione. Ecco, giusto una passatina di frullatore ad immersione. Questa è la crema che dobbiamo ottenere. Adesso aggiungiamo la scamorza affumicata, alziamo un po' la fiamma, mescolo, la facciamo sciogliere. A questo punto versiamo lo speck, giusto per fare insaporire il tutto. Ecco qua la nostra crema pronta. Spegniamo e lasciamo freddare un po'. Prima però ci mettiamo un cucchiaio di besciamella. Ecco la nostra crema pronta per essere freddata, perché un po' si deve freddare troppo liquida, e per poi essere messa nei cannelloni. È magnata. È magnata, certo. Beh, la fanno, la buttiamo. Potete utilizzare anche la pasta che si trova già pronta a cannellone, che potete riempire con sac à poche. Io però preferisco fare con la sfoglia, perché è più, a mio avviso è più comodo, anche in questo caso, perché abbiamo dei pezzettini di speck, abbiamo la scamorza affumicata, per cui con sac à poche a mio avviso sarebbe un po' più difficile. Preferisco con la sfoglia, però
Potete decidere come meglio credete, in cucina fate voi, eh. Noi usiamo la sfoglia della pasta fresca, altrimenti se usate quella secca la dovrete cuocere. In questo caso invece no. Passiamo alla preparazione della pirofila, che cospargo di besciamella. Guardate che besciamella, ragazzi, una goduria, peccato che non la potete godere insieme a noi, però la fate e vedrete che roba. Oppure venite qui a pagamento, scherzo, venite qui, vi facciamo un piatto. Facciamo uno strato giusto per non far attaccare i cannelloni. E adesso iniziamo la preparazione del cannellone stesso. Arrotoliamo il nostro cannellone e lo trasferiamo nella nostra pirofila. Ecco qui i nostri 6 maxi cannelloni, ragazze e ragazzi. Questo ottimo piatto della domenica, quando c'è un po' più di tempo per farlo. E adesso alle battute finali, coprite bene, se no la pasta si secca. Ecco, ricoperti di besciamella, adesso sopra una bella spruzzata neve di parmigiano reggiano, li ricopriamo con una foglia di alluminio, metto in forno 25-30 minuti, dopo vediamo, a 180 gradi. Via! Via nel forno, non via de casa, Later. Passati 27 minuti, ho fatto una via di mezzo tra 25 e 30, vediamo se c'è qualcosa ancora. Attenzione alla fumata. Belli. Bellissimi, adesso il tocco finale, la grigliata per fare un bello strato croccante, croc croc, vai col grill. Ecco il risultato finale dopo la grigliatina, grill grill. Vi presentate con una fiamminga così? Bisogna che non vengo io, perché altrimenti ti presenti con la fiamminga vuota. Come mi presento con la fiamminga? Li mangi dentro al forno, Mara? Ragazzi, non ve la raccomando. È il sondaggio fino adesso, chi vuole mia moglie 15 giorni non ha sortito risultati, non la vuole nessuno. E me la devo tenere, e teniamo. Freddiamo un pochino, perché insomma è incandescente, e poi sentiamo come sono venuti, ma già da qui l'odore e da lì l'irritazione, sto quasi per volare. Una leccatina, sì, così la lingua bruciata, ciao. Aspettiamo un attimo. A tra poco, ragazze e ragazzi. Oh yeah, attentino. Andiamo a sentire slurp slurp. Ne prendo un paio se ci riesco, perché insomma, piano piano con due spatole vado all'assaggio, che c'ho una fame, mamma mia. Super fantastic, super fantastic. Oh yeah! Grazie per la visione. Ciao.